Sono veramente dispiaciuto da come sia stato affrontato il tema prima sia dal relatore che dalla collega che forse legge Topolino, io sono abituato a leggere Solone. Riguardo alla questione del relatore, il relatore poco fa ha parlato dell'articolo 14, probabilmente non ha neanche letto l'emendamento e questo modo di affrontare questi argomenti mi lascia imbarazzato, ma soprattutto dovrebbe lasciare imbarazzati i cittadini italiani che ci leggono, perché caro relatore, l'articolo 14,6 è in questo emendamento, non in quello di prima, qua si parla di precontenzioso. Nell'articolo, il comma 6 dell'articolo 4 di cui parlavamo prima, si parla di documenti in generale, si parla di qualsiasi tipo di documento. Quindi io qua stiamo parlando di precontenzioso e vi voglio far riflettere su una questione, vi faccio un esempio. Mi trovo a discutere con un'associazione di categoria, con dei cittadini, con degli imprenditori che mi chiedono: ma visto che avete sempre dichiarato sui palchi, comunque durante le conferenze, che siete a favore di questa norma, perché non la fate? Ok? E io mi ritrovo magari a rispondere: mi scusi, guardi, abbiamo una procedura di pre-infrazione. Quindi dobbiamo aspettare un attimo, dobbiamo aspettare un po' di tempo. L'azienda mi potrebbe rispondere: mi scusi, ma mi fa vedere per cortesia la procedura di pre-infrazione? E io cosa gli rispondo? Che un parlamentare della Repubblica Italiana non può avere disponibili questi documenti? Che la sovranità politica monetaria è stata delegata alla Comunità Europea, all'Unione Europea, e se arrivano documenti qua solo il governo ne può avere visione e li può diffondere? Di cosa stiamo parlando? È un paese libero questo? È un paese democratico? Colleghi, Grazie. se non ci sono altri interventi su questo emendamento...